Ciao ragazzi, bentrovati. Io sono Francesco Placci e questa è la solita chiacchierata che facciamo tutte le settimane sull'andamento dei mercati. Prima di entrare nel vivo, però, vi chiedo come al solito un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Ciao, sono Andrea Unger. Per molti anni ho sbattuto la testa sui mercati finché non ho sviluppato il mio metodo di trading automatico, lo stesso che mi ha permesso di diventare l'unico 4 volte campione del mondo di trading. Iscriviti al nostro canale per spunti e consigli gratuiti. Settimana breve quella corrente, sapete tutti infatti che il 24 dicembre è una festività per tutti gli exchange, quindi avremo tutti gli exchange chiusi e oggi è l'ultima giornata di contrattazione della settimana. Vi invito comunque a dare un'occhiata alle diverse festività degli exchange perché la prossima settimana ce ne saranno diversi chiusi, in particolare mi vengono in mente quello canadese, quello inglese e anche qualche mercato asiatico. Detto questo, vediamo le performance degli indici azionari negli ultimi 4 giorni, quindi, e partiamo dal Nasdaq che questa settimana guadagna il 2,30%, bene anche il mini S&P più 1% e anche le borse europee. Indietro rimane soltanto il DAX che guadagna solo lo 0,55%. Infine, se guardiamo la volatilità, notiamo che siamo in un ambiente ancora di volatilità molto alta sul breve termine, 100% di percentile, quindi siamo sui livelli massimi, è possibile vederlo anche dalla deviazione standard graficata qui sotto. E se vediamo anche l'andamento della volatilità su un orizzonte temporale maggiore di un anno, anche qua ci troviamo in prossimità del massimo percentile, quindi volatilità degli indici ancora molto elevata. Già che ci siamo, darei immediatamente un'occhiata alla volatilità implicita questa volta per vedere su che livelli ci troviamo. Siamo ancora abbastanza elevati rispetto alle medie degli ultimi periodi, comunque rispetto alla settimana scorsa notiamo sicuramente un calo di volatilità e una struttura termini che si trova in pieno contango, quindi siamo all'interno della struttura normale della volatilità. Anche il VIX è in discesa, quindi al momento, se la scorsa settimana potevamo avere ancora qualche timore e qualche sensazione che la situazione potesse ulteriormente peggiorare, ad oggi la preoccupazione sembra essere totalmente rientrata. Passando ora in rassegna le altre asset class, notiamo per quanto riguarda l'obbligazionario un calo piuttosto marcato, soprattutto del T-bond, che perde un 1% circa. Gli energetici fanno tutto sommato bene, escluso il natural gas. Vediamo infatti il crude oil in risalita, l'heating oil pure. Il mercato dei metalli è tutto positivo, in particolare un più 4 del platino salta un pochino di più all'occhio. Il Linox, per quanto riguarda le carni, guadagna oltre il 4% questa settimana e continua nel mercato delle soft commodities la corsa del succo d'arancia, che ha fatto veramente un bel rally al rialzo all'interno delle ultime 2 settimane. Molto positivo è poi il settore dei cereali, vediamo rendimenti tutti sopra il 5% o quasi, se escludiamo il corn. In particolare il soybean meal mostra un trend rialzista veramente molto pronunciato, in generale tutti i derivati della soia, quindi qui abbiamo la soia che sta salendo forte anch'essa e il bean oil, forse quello che rimane un pochino più indietro. Diamo anche un'occhiata alle valute, in particolare voglio verificare il livello dell'euro-dollaro che si trova sempre al valore di 1,1341, quindi come potete vedere dal grafico è in orizzontale ormai da 3 settimane. Infine, per quanto riguarda il Bitcoin, anche qui movimenti di scarsa rilevanza, un 1,5% di guadagno, che per il Bitcoin ovviamente non significa nulla, è in una zona di congestione, vediamo se partirà un nuovo breakout a rialzo o al ribasso. Al momento non sembra effettivamente avere molta forza rialzista. Infine un'occhiata ai rollover, la prossima settimana dovremo effettuare il rollover sul platino, sulla soia e sui suoi derivati, quindi soybean oil, soybean meal, e infine avremo anche rollover sul heating oil e il gasoline. Il 29 invece rollover sul Bitcoin. Ricordo infine a tutti voi che è disponibile la app della Unger Academy, dalla quale è possibile ricevere notifiche in tempo reale circa proprio i rollover. Per chi di voi invece è interessato a capire di più del nostro approccio ai mercati, del metodo che insegniamo qui alla Unger Academy, il metodo di Andrea Unger, l'unico 4 volte campione del mondo con soldi reali,
Lascio un link in descrizione. Si tratta di un video nel quale Andrea spiega molto di quello che ha appreso dai mercati e spiega inoltre anche le fondamenta del suo metodo. Vi do appuntamento quindi fra 2 settimane, infatti come anticipato la prossima avremo molte chiusure di exchange, quindi i volumi saranno veramente bassi. Vi chiedo infine di mettere un bel like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Infine un augurio di un felice Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Ciao e alla prossima!